Presentata ufficialmente la 47esima edizione della Ruota d'Oro, in programma martedì a Terranova durante le feste del perdono, la corsa che chiude anche il panorama internazionale per elite d'Under 23 in Toscana, anche quest'anno è un vero e proprio successo annunciato. Io penso anche quest'anno ci sia gli ingredienti, veramente, per fare una corsa più che perfetta, e mi spiego, perché quest'anno il campionato del mondo verrà dopo 15 giorni della nostra gara e quindi abbiamo alla partenza 37 squadre, fra le quali 13 stranieri e 24 nazionali. Fra quelle straniere abbiamo delle continentà e abbiamo diverse, ora non lo so di con precisione, diverse nazionali che correranno il campionato del mondo. Si parte alle 13 con arrivo previsto attorno alle 17:20 sempre in Viale Europa. La partenza alle 1 e facciamo tutti i giri qui intorno a Terranova passando per le frazioni, percorrendo le frazioni del comune. Il perdono in sé racchiude tanti aspetti, uno è anche quello sportivo perché la tradizione del ciclismo è importante, da noi le persone che sulle strade assistono con piacere alla corsa e vi partecipano con entusiasmo è uno dei tratti tipici del Val d'Arno e il perdono che è un po' la fotografia in movimento di Terranuova racchiude anche questo aspetto qui, quindi ecco un grande grazie a tutti coloro che si impegnano veramente esclusivamente per la passione che hanno rispetto a questo sport per organizzare la corsa di cui poi noi tutti possiamo godere.